Mamma mia, che sera. Oh, Enzo! Oh, quello lì! Bello, ah, che piacere, come sta facendo? Come sta qua? Bene. Sì, sì, tutto a posto. Tutto bene. Allora, sai, che dici, Lolli? Beh, sedi avanti, dai, siamo qua a casetta di Marco. Sì, sempre saturo di te stesso? Eh? Sta sempre un pezzo grosso, bravo. Ti ringrazio. Oh, ma sempre fatto ridere, oh. C'è sempre la battuta pronta. Senti, io ti vorrei dire una cosa, però un po' mi vergogno come un ladro. Perché hai rubato? No, no, è un modo di dire. Mi sento un po' imbarazzato. Vabbè, te lo credo, se ti faccio un buco in pazza ti sei fatta la lavatrice. Mettere un po' a dieta. No, senti, siccome io ho velle idee comiche, no? Vorrei far comico. E te, oh, diciamoci la verità, sei il maestro della comicità. Il maestro, dai. Dai, ah, scusa, non è che te volevo... No, un po' più su. Ah, di più, sei il vate della comicità. Ti sbagli abbastanza, eh? No, no, che sei... E allora te volevo chiedere dei consigli, sì. Io c'avrei un pezzetto pronto per fare qualche serata, per svoltare qualche sordo. No. Ma mi senti, mi dici se ti piace. Allora, senti, no, dentro il supermercato, no? Sì. C'è sta una vecchietta. Mo, sta vecchietta va a pagare la cassa. Appena arriva la cassa, vicino alle caramelle, adesso ci hanno messo le confezioni dei preservativi. Sì. Sta vecchietta si sbaglia e prende la scatola del preservativo, capirai, al supermercato a Roma, dove i romani che ha battuta pronta, la cassiera fa, eh sì signora, però ci dovrebbe mettere qualcosa dentro. È finita? Eh. Questo è volgare, Lalle, alla fine che ci può mettere dentro? È sottinteso, no? C'è cioè, la volgarità ormai è antica, datevi un po' come se... Tipo... Specializzato su qualcosa di nuovo, che ne so, la satira, adesso va di moda la satira. Ma quella io un po' nazico. Ma non è questione di nazica, è questione che adesso è un momento, cioè, che ti posso dire, un momento particolare, fammi la politica, dire. Anche i comici che ci stanno adesso, si basa tutto sulla satira, capito? Cioè, su eventi storici, eventi quotidiani, come la volgarità appartiene al passato, lei, che ne so, ti faccio un esempio, no? Dai. C'è una grande manifestazione, quante ce ne stanno al giorno oggi? Minimo 5 al giorno ce stanno in tutta Italia, benissimo. Tu immagina che in questa manifestazione c'è un esodato, che sarebbe colui che si separa dalla manifestazione. A un certo punto prende, si sdraia su un prato totalmente verde. C'è verde perché? Perché sta verde? No, perché verde è il simbolo della speranza. Ah, verde speranza. Bravo. A un certo punto vede un fiore, lo guarda, lo studia, ci si avvicina, lo coglie, si avvicina a un altro amico suo, lo guarda e dice, oh, rododendro, dimmi a me, capito? Ho capito, è soldato, non dentro. Ma non c'è da ridere, Lallo. C'è da riflettere. Sto vizio del canto, volevi, eh? È il maestro, le cose. Vabbè, oh, bocca al lupo, Lallo. Mi raccomando, vabbè, non è niente, le volte passa, dai. Rododendro. Non ho capito. Se, 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 ma quelli de stracù. Dopo.